Umbria Libri quest'anno ha valutato di non porre un tema specifico al centro come in altre circostanze è stato fatto, tipo nell'anno dei 150 anni, focalizzando il tema sull'Italia o su problemi specifici, ma ha voluto porre al centro il tema della cultura, declinandola in diverse possibilità. Tra le quali ovviamente quelle più evidenti, cioè il fatto che la cultura è fondamentalmente relazione, connessione e anche occupazione e anche imprenditorialità, ma è anche qualcosa così delicata che può morire in una circostanza così difficile nella quale per la prima volta registriamo un calo dei consumi culturali in generale. L'altro aspetto importante di Umbria Libri, che tra l'altro è stato dato come opportunità dal farlo a Terni la prima volta al Caos, è proprio quello di superare una considerazione di questa manifestazione come dimensione evenemenziale, cioè eventi che si fanno una volta l'anno, eccetera. Perché la cosa più importante è creare dei luoghi dove sia possibile avere opportunità tutto l'anno di fare attività. In questo senso quest'anno abbiamo una situazione parallela, il caos di Terni e c'è già stato a Perugia, a Palazzo della Penna, cioè due luoghi dedicati alla cultura a 360 gradi, che vivono tutto l'anno e che rappresentano presidio per la cultura e una possibilità perché possa continuare a vivere così come auspichiamo. Quest'anno ci sono tante iniziative e tanti incontri, alcuni dedicati agli editori umbri, con la mostra Mercato degli Editori e altri che sono sia di carattere tematico e quindi ragionando sull'editoria, sulle possibilità, sulla crisi, ma anche sulle opportunità che l'editoria può dare per mantenere un livello accettabile di coesione sociale e di consapevolezza civile, e incontri, ne cito uno che a mio avviso è il più importante da un punto di vista culturale, cioè l'incontro con Walter Siti, che è stato il premio Strega di quest'anno e che il 15 va a ritirare il premio Mondello, quindi e il 17 sarà qui a Terni, che in questo momento è lo scrittore più consapevole che c'è in Italia, una grande scrittura e anche una scrittura di forte impronta civile e culturale.